Abbiamo dovuto adottare provvedimenti speciali per porre fine a questa situazione emergenziale per quanto riguarda la presenza di rifiuti nel nostro territorio. A nulla finora sono valse le nostre proteste, i nostri tentativi di convincere le diverse istituzioni a darci una mano non hanno portato a risultati positivi. Siamo stati costretti ad ampliare il servizio, in qualche maniera coinvolgendo anche le ditte che stanno facendo il loro servizio nel nostro territorio. Sono arrivati dei mezzi speciali da molto lontano, come suol dirsi, per darci una mano, e da questa mattina abbiamo cominciato una grande operazione per la rimozione dei rifiuti. Rimane in piedi il problema delle discariche. Se non abbiamo un posto dove portare i rifiuti, il problema potrebbe ripetersi, ma per intanto faccio togliere tutti i rifiuti della nostra città, saranno portati davanti alla discarica che ha l'obbligo di ricevere i nostri rifiuti. C'è una ordinanza del Presidente della Regione, c'è un decreto regionale che prevede che i nostri rifiuti devono essere portati alla discarica di Trapani. La discarica di Trapani fa entrare 75 tonnellate di rifiuti al giorno, mentre noi ne produciamo 80-85 in questo momento, e abbiamo un residuo di circa 150-200 tonnellate di rifiuti che stanno nel territorio della nostra città. Da oggi cominciamo a rimuoverli e speriamo che la Regione si convinca che bisogna che a Mazara del Vallo, ma anche a altri comuni che si trovano nella stessa situazione, siano date discariche idonee e sufficienti.